gennaio è il bando 2016, pensioni del personale scolastico, legge 107 dalle piazze ai tribunali, la seconda fase della 107, nuove indicazioni sull'organico di potenziamento, presidi contro docenti contrastivi, morire per lavoro, ma noia contro Renzi, Divina Commedia non stop. Non dovrebbe slittare oltre la metà di gennaio 2016 il bando di concorso per docenti, che sarà diviso in tre sezioni, infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado e sostegno, ha dichiarato il sottosegretario Davide Faraone, che il 25 gennaio sarà presente al seminario organizzato da CGIL sulla formazione, integrazione, inclusione e partecipazione dei docenti. Come anticipato da Gilda TV nel video del 22 dicembre a cura di Rosario Cutrupia, il MIUR ha ribadito che sulla questione pensionistica terrà conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità. La legge 107 sarà sul banco degli imputati. Nei prossimi giorni Gilda TV intervisterà l'avvocato De Grandis, responsabile ufficio legale Federazione Gildo UNAMS, per conoscere le iniziative legali in corso. Pronti i decreti legislativi, a cominciare dalle assunzioni. Con il prossimo concorso si darà accesso a oltre 60.000 docenti, ma per i primi 3 anni sarà a tempo determinato. Per il prossimo anno il totale dei posti per il potenziamento dovrà tenere conto del numero degli alunni, dall'infanzia alle superiori, e delle iscrizioni che verranno effettuate, sostiene una nota del MIUR, mentre i sindacati chiedono all'amministrazione chiarimenti sull'utilizzo dell'organico di potenziamento. Scelta dei docenti in funzione del PTOF, maggiore probabilità di fare squadra, non avere le mani legate rispetto ai docenti contrastivi. Questi alcuni punti messi in evidenza nei seminari organizzati dall'Associazione Nazionale Presidi per la formazione dei dirigenti scolastici. Su questa scia si è formato il branco dei presidi, autodefiniti così, paventando una prospettiva davvero inquietante. Il senatore Bocchino e l'onorevole Gallo hanno presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo di censurare l'Associazione Nazionale Presidi come ente formatore. Fabrizio Carlo Mossi, 31 anni, lavorava all'Istituto Comprensivo Ardea di Tor San Lorenzo, ogni giorno da Roma per una sola ora giornaliera, guadagnando a stento i soldi per la benzina, pur di fare punteggio. Ma un tragico incidente ha posto fine alla sua vita, nell'indifferenza di molti e nello sgomento di tanti altri. Niente concerto di fine anno a Roma per la Mannoia, è la stessa cantante ad annunciarlo sulle pagine di Facebook. Secondo l'onorevole Tofano, la ragione dell'esclusione sarebbe da ricondurre alle posizioni della Mannoia contro Renzi. A Caserta, una 2 giorni non stop della Divina Commedia, che il 9 e 10 chiuderà le celebrazioni per il 750° anno di Dante Alighieri. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it o scaricare l'app sul vostro smartphone. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.